gruppo abbastanza numeroso e adesso la palla a due dalla basket sul Messina, alzata da Matteo Filesi, è pronto già Tartaglia, che serve palla per Yayap, il tiro di Yayap scheggia il ferro, poi è Tartaglia che però perde il pallone e inizia la sua azione. Adesso è Valle che prova la tripla, l'errore, il rimbalzo di Yayap, la palla per Busco che fa sistemare i compagni, sempre Yayap, palla a canestro, palla sotto per Tartaglia, l'errore di Tartaglia, recupera il pallone Yayap, poi la palla rimbalza sui piedi di Labovic e finisce fuori. Subito un time out spesso da Francesca, al quale non è piaciuto l'atteggiamento iniziale dei suoi, tanti errori con tanti anche con conquiste di rimbalzo offensivo in queste quattro azioni e qualche tiro troppo veloce da parte del Pus Catania. E Gaetano Russo ci vuole parlare su. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook della Basket School Messina. Ricordiamo Pala Arcidiacono di Catania, Pus Catania, Basket School Messina. 8 e 13 da giocare, 4-0 per i canestri di Busco e Tartaglia. Foro della formazione allenata da Pippo Sidoti, che in questo momento sta parlando ai suoi ragazzi. Sull'altra panchina fa Gaetano Russo, adesso le due squadre sono pronte a rientrare in campo. Ancora Labovic cerca di sfruttare il gioco di Yayap, poi sempre Busco, 4 secondi e c'è il fallo di Loiacono su Busco. Primo fallo di Loiacono. Non saranno tiri per Busco, infatti non era in fase di tiro il giocatore della maglia numero 23 giallorossa. Adesso Tartaglia, poi il tiro, ancora Labovic, palla per Tartaglia, il tiro, il canestro, 6-3, quarto punto di Tartaglia. Scatania avanti con Valle,
Vlahovic si butta dentro nell'angolo per Di Dio, si accentra, poi trova Tartaglia, il tiro non c'è. In questa conclusione. Sì, forse è un ferro, ci sembra questo. Grande assist. E arriva il canestro di Labo. Gran taglio, sì, di Dio assist. Praticamente a tagliare la difesa per Labo, cioè doveva solo appoggiare il 3-8. C'è la marcatura su Prior da parte di Yeyap, poi grande un balzo, un set out. Secondo fallo per lo Iacono. Sicuramente non è un fallo che fa piacere a Gaetano Russo, perché ancora mancano 5. No, è un primo fallo che segna da... probabilmente dato a Prior. Poi per Vlahovic, rimbalzo di Tartaglia e il canestro. Viene sempre ancora Tartaglia, punto numero 6. D'altra parte c'è Vitosis, poi Noia. Fallo di Vitosis, abbiamo controllato il referto ufficiale. Nell'angolo per Forselli, il tiro. E chiama time out di Cosidoria, la prossima azione si sarà il time out. Buona la difesa di Tartaglia, recupera la palla alla basket school Messina ed è Di Dio servito da Yaya. Consentono al TUS Catania di rimanere in scia della Basket School Messina. Infatti 9 punti segnati sul tabellone sono le triple di Arcidiacono, Prior e Tartaglia. Ecco, Corselli. E Corselli, scusami. E Corselli. Dall'altra parte invece 6 punti di Tartaglia e i 2 di Busco, Di Dio. Adesso si riparte con la rimessa dal fondo da parte di Giorgio Busco per la Basket School Messina. 12-9, Pippo Sidoria cercando di registrare qualcosa dal punto di vista difensivo. Busco, e c'è il fallo. Stavolta il secondo di Arcidiacono. Di Lo Iacono. Scusami, di Lo Iacono. Secondo fallo per Lo Iacono, terzo fallo di squadra per
per il CUS Catania, mentre Basket School Messina ancora non ha commesso alcun fallo. Sì, play molto dinamico. Messa in zona offensiva. 17 secondi a disposizione per la Basket School. Si va ad accelerare il target. E si riprende. Dio. Nell'angolo per Labovic. Entra poi la palla per Di Dio, prova la tripla Leonardo, niente da fare, buona la posizione di Basta che conquista il rimbalzo, adesso è posta l'azione d'attacco per la squadra. Valle, palla per Basta e c'è il piede sulla linea da parte di Basta, dunque si riprende con la rimessa in gioco. Le giuste spaziature la panchina di Messina che vede probabilmente i giocatori troppo vicini l'un l'altro. Busco, quindi lui c'è Basta, Di Dio, il tiro di Leonardo è corto, il rimbalzo di Yeyap che poi serve fuori Vlapovic, ancora Yeyap, spalle a canestro e c'è frazione di passi fischiata al giocatore camerunense. Sta spendendo tanto al rimbalzo offensivo sicuramente, tutta Messina ma soprattutto gli Eidolf. Frazione partenza. Palle. Palla per il compagno di squadra. Dalla freccia, quindi mantiene il possesso 14 secondi in CUS Catania, 2:48 da giocare. Forselli si posiziona sull'arco. Ancora Valle, poi Fryer, ancora Valle, il tiro è la prima. Per il CUS Catania che è così a quanto il pari. Busco cerca lo spazio, va a segno, si prende anche il fallo. 14-12, punto numero 4. Davvero è bello anche Carmelo guardare un campionato nel campionato di Busco e Di Dio che in questa fase Busco è sempre più play. Conclusione, poi va a prendersi questo rimbalzo, basta.
Diacono, esce Corselli. Per un Cuscatania che di fatto ha quasi l'ultima palla del quarto. Rimette Prior. Messina. Sì, di fatto la prima tripla arriva allo Scadella. Su 8 tentativi. 3 punti di Loiacono, 3 punti di Corselli, 3 punti di Prior, 3 di Valle. Valle ha fatto 6 punti. Sta ancora fermo questo punteggio sul 17-12. E allora, di Dio 5 punti. Facciamo come facciamo di solito, Prior 7 punti, poi Valle 6 punti. Busco 7 punti. Corselli, Busco 3 punti. Tartaglia 6 punti. Punti. Labovic 2 punti. Allora, 7 punti per Busco, 6 per Tartaglia, 5 per Didio e 2 per Labovic della Basket School Messina, 7 per Prior, 6 per Valle, 3 per Corselli e 3 per Arcidiacono. Nel Cus Catania si ripartono le formazioni con gli ultimi 10 in campo, ovvero diverso in campo pubblico, fa coppia con Didio, Busco, Labovic e Tartaglia, dall'altro lato Vasta, Valle, Vitosis, Prior e nuovamente in campo Loiacono, nonostante i due falli. Busco Tudoric e Vasta, Didio il blocco di punto, intanto Busco, la palla esce, fortunata questa conclusione di Busco, intanto adesso Loiacono, guarda il fallo di Tartaglia, il primo fallo di Andrea Tartaglia, di Mario Tartaglia, scusate, e adesso la palla è entrata ed è uscita sul tiro precedente. Tante iniziative di Giorgio questo inizio. Fa vedere Vasta. Tutta dentro, poi la palla. C'è il doppio palleggio. Doppio palleggio. C'è l'inflazione in basso, sì. Schiata da Nelson dopo. Aveva fatto saltare tutti, poi il Russo chiede che l'atterraggio è stato corretto, però invece no. Secondo l'arbitro, secondo me ha ragione l'arbitro, è stato un movimento anomalo. E quindi il primo parte a 9:30 da giocare nel secondo blocco. Tartaglia riesce a conservare il possesso del pallone, poi c'è il fallo di Vitosis.
secondo fallo di Vidosis. Sì, lo qui è stato molto decisivo il giocatore lituano, prima contesto la palla a Tertaglia, poi è uscito forte, forse troppo, su Di Bio. Difesa fortissima delle due squadre, soprattutto del FUS Catania. Ecco Fusco, cerca lo spazio, poi l'errore. Vidosis cerca di farsi largo, poi gli ruba la palla Labovic che riparte. Sotto per Tartaglia, ancora Labovic, Bulgo prova la tripla e corta la conclusione, c'è il rimbalzo di Busco, il tentativo di Labovic, la palla esce, ancora un'opportunità per la Basket School Messina, è l'ultima a toccare, a detta dell'arbitro, è un giocatore, il giocatore della Basket School Messina. Vediamo se probabilmente l'arbitro viene corretto. E infatti correggono la decisione. La palla viene restituita alla formazione in maglia rossa con bordi gialli e bianchi. Bisogna dire che Carmelo, la conferma di questi primi 18-12 minuti è che Messina sta lavorando tanto nel balzo offensivo. Però il tiro da tre è davvero... Sì, è il problema della formazione per l'Udine in questo momento, il tiro dall'arco. Bulgo e c'è il fallo di Prior nel primo. Per un'esecuzione della rimessa molto complicata. Infatti non è dato il fallo a Bulgo. No, no. Il fallo è dato a Bulgo. Vujic sveste la tuta. Entra Vujic, esce Tartaglia. Si accomoda in panchina Tartaglia. Basta, 8:35 da giocare, 20-19, Basket School Messina, attacco della FUS Catania. Attori a distanza.
precisione il fallo. No, è... ma invece è sfondamento. Diciamo, gli arbitri non si era capito. Il fallo di Valle, allora. Primo fallo per Valle. Sei e 13 da giocare. Busco si arresta, poi serve Puic, Uldo, Vidio, Lapovic. Fuori Vito Lasus, dentro Cuccia, una vita al Cus Catania. C'è il fallo di Cuccia che manderà in lunetta Giorgio Busco. Più 6, Cus Catania, 5 minuti e mezzo da giocare. 67% da 3, 6 su 9. Su 2, 30 a 26, la cosa 9, Giorgio Busco, Valle, palla sotto per Corselli, chiuso, ancora Vasta, lo Iacono, prova la tripla, ancora la palla, 33 a 26, questo punto per lo Iacono, percentuale davvero pazzesca, ancora un fallo. E il secondo di Prior, ancora due tiri per Busco. Prima di Prior, secondo. Questo è il secondo. E c'è il time out. Davvero incredibile. Sono due le triple per Vasta, due per lo Diacono, una per Corselli, due per Prior. 10 triple hanno messo a segno, 10 triple. No, 9 su 12. 3 e 2 lo Iacono, 2 Vasta, 4 2 Valle, 2 Prior, 5 e 1 Corselli, 6 7 Busca in bonus, 5 minuti da giocare, vantaggio 7 punti, 9 triple, vantaggio di 7 punti, bonus a sfavore e 2 triple per Busco. Delle percentuali incredibili, sembra di rivedere la partita di Rende, dove la Basket School ha subito qualcosa come 18 triple. Intanto segna Busco,
Basket School Messina, sbaglia il secondo, 33 a 27, basta. Ancora una rubata da parte di Busco che va ad appoggiare a Canestro, 33 a 29. Punto numero 12 per Giorgio Busco. Palle. Basta. Palla sotto per Corselli che va a riprendersi il pallone. Poi Busco stava per conquistare la palla. Valle stoppato da Ruiz. Difensiva di Vujic e doveva essere palla per la Basket School perché l'ultimo a toccare è stato Valle. 3 secondi per il Bus Catania. Prior di tabella va a segnare. Prior. 35 a 29. Sale a quella 12 dall'altra parte, ancora una tripla, la mette lo Iacono, 38 a 29, nono punto per lo Iacono. Buic di Dio nell'angolo per Buic e poi va a conquistare questo pallone, l'errore, Buldo da sotto va a segno, 38 a 31, i primi punti di Buldo in questo match, veramente incredibile la mano dei giocatori di casa dall'arco. Prior sotto, trova Corselli, 40 a 31, gran basket anche quello del Cus Catania. Fuori. 11 secondi sul cronometro. 2:50 da giocare più 9 per il Cus Catania, arriva il time out chiamato da Pippo Sidoti. È davvero una gara dai ritmi altissimi. Andare a tenere una squadra che ha una mano così calda dall'arco. Sette uomini impiegati e 5 assenti, però davvero grande prestazione. Thank you.
Cash e serve Busco. L'errore di Busco, Prior ruba palla e va a segno, 42-36, 14esimo punto per Prior che raggiunge Leonardo Di Dio. Palla nelle mani del numero 6 con la maglia della Basket School. Adesso tiro e canestro, 42-38, 16esimo punto per Leonardo Di Dio. Intanto sul cubo dei cambi va Alberini. Basta lo Iacono, ancora basta l'errore e la palla finisce fuori. Un minuto e 0-4, fuori Labovic, dentro Alberini nella Basket School Messina. L'ultimo minuto del secondo quarto. Con Bicostis che rientra in campo e va in marcatura su Busco. Terzo fallo di Visotis, che ha perso praticamente la misura un attimo. Sì. Anche del corpo, del cedere del corpo. Saranno altri due tiri per Giorgio Busco. 4-2-3-8. 57 secondi al termine del primo tempo. Numero 3, vediamo chi esce, però è uscito Prior. Sì, ha abbassato notevolmente il quintetto. Oggi ci diavolo, intanto il rientro c'è Giorgio Busco. Realizza Cuccia, però la rimessa resta in zona offensiva. 14 secondi per la Basket School Messina. Se la sono contesa in aria, Bundo e Cuccia. Puig, Bundo, la palla per Di Dio. Il palleggio di Leonardo, la palla per Bundo, la tripla centrale, non va. Il rimbalzo è di Corselli, gli ruba la palla Busco. Il gatto, ancora Busco, si butta dentro, c'è il fallo e saranno due tiri per Giorgio Busco, il fallo è di Corselli, secondo fallo per Corselli. Sono cinque giocatori per due falli perché c'è Corselli. Da 15 Giorgio Busco con questo 2-2 e adesso Corselli per il CUS Catania, arriva una chiamata alla difesa. Non consente ancora di rimuovere al CUS Catania. 20 secondi sul cronometro, Carmelo 23-21 in questo quarto. Palleggio, cerca di sfruttare il blocco, poi perde palla, ancora però lo Iacono, poi il pallone per Arcidiacono, lo Iacono, il tiro stavolta è corto, però c'è il fallo sul tiro da tre, il fallo è di Leonardo Di Dio. Vengono dati due tiri.
Gamberini, arresto ma non tira, palle, poi la palla nell'angolo per lo Iacono che ricomincia a bombardare, 47-41, 14esimo punto per lo Iacono. Ancora Alberini, Tartaglia, di Dio, poi Busco, prende il fondo, il pallone rimbalza, viene toccato da un giocatore del CUS Catania, 4 secondi per chiudere questa azione d'attacco per la Basket School Messina, inizia da dove aveva praticamente finito la formazione di casa, di Dio, 2 secondi, il tiro di Leonardo, niente da fare, ma c'è il rimbalzo da parte di Busco, ancora un tiro di Dio. Catania, che non
da tre, poi Labovic, il tiro di Labovic, l'errore. Buona la difesa di Labovic che riconquista il pallone, poi serve Busco, palla sotto per Tartaglia, il canestro in reverse, 51-45. Spazio per stavolta non trova il bersaglio Valle, poi la palla fugge dalle mani di Eyap, non riesce a salvarla Leonardo Di Dio. Il Posidoti ha il suo da fare in questo momento e poi la palla riconquistata da Di Dio che va a segno, si prende anche il fallo. Il fallo è di Vasta, è il secondo fallo di Vasta, 51-47. In casa Cusi, qui avrei lasciato segnare Di Dio. Ventello al momento per Leonardo Di Dio. Terzo fallo di squadra. Completa il gioco da 3, 51-48, sarà qua da 21, questo 2-1, poi basta per la nuova azione d'attacco del Cus Catania. Valle, Mitosis, l'errore, la palla recuperata da Yeyap, di Busco, la palla per Di Dio, il tiro di Leonardo, la tripla, è da 2, è da 2. 51-50, sì, è da 2, 23esimo punto di Leonardo che aveva una punta del piede sulla linea. Basta Prior, infrazione di passi. Coach Russo, Basket School Messina, che lentamente si è riportata sotto con questo 7-0 di parziale firmato Tartaglia Di Dio, 2 di Tartaglia, 5 di Leonardo Di Dio. E quindi c'è un 7-11 complessivo in questo quarto, 7-9 scusami. La quasi parità delle due squadre. Basket School che non molla. Sì, perché è una sfida a doppia velocità, ovviamente nel tiro da tre non c'è partita, 1 su 14 per Basket School contro Carmelo, un dato eloquente. Il 12 su 17 però si riequilibra nei falli, perché i falli appena 7 per la Basket School, e dovrà stare attento che il più scadente è 16, tra l'altro non ben distribuiti, quindi sono 3 i giocatori con 3 falli, sono Loiacono, Prior e Mitosis, e poi a 2 Corselli, Vasta e Valle. Busco, 6 minuti al termine di questo terzo parziale. Di Dio, ancora un tiro, la tripla, stavolta è da 3, 51-53. Punto numero 26 per Leonardo, finalmente segna anche dall'arco la Basket School Messina. Buona la difesa, e adesso è Labovic che serve Yeyap che si ferma e Di Dio va a recuperare questo pallone. Yeyap, Busco, Labovic da sotto, va a segnare, 51-55. Giocatori però davvero fase nevralgica della sfida, qui di Tossis ci prova
di Leonardo Di Dio, che poi scambia il 5 con Basta, Busco, Tartaglia, palla sotto per il taglio di Leonardo che va a segno, 51-57. Veramente è stata volta. 28esimo punto. Break aperto della Basket School Messina. Orselli, la palla poi per Basta e c'è il fallo di Tartaglia, il secondo. Fallo per Mario Tartaglia. Primo giocatore a salire a quota 2, secondo di squadra. Rientra lo Iacono e ci passa. 14-0 di parziale per la Basket School Messina. Sì, 14-7 complessivo, però dopo il 7-0 infatti. Intanto c'è un cambio nelle file della Basket School, con Di Dio che va a riposarsi. Al suo posto c'è Elia Sidoti. Si dà minuti di riposo all'Ai Peloritano. Vola intanto per le Terre Valle. Ipotis. Un tiro di Lo Iacono. La palla che finisce fuori. L'ottima difesa di Yeyap. E la palla recuperata dalla Basket School Messina. Di è salita a quota 28, basta, sì, 25 minuti, basta dire solo questo, anche del riposo che lui necessita. Sì, la fiammata della Basket School Messina che si è portata avanti di 6 punti adesso. Adesso parlano Busco e Sidoti, si vede che Sidoti ha allungato la squadra, chiede di spostarsi al compagno, porterà palla Busco. Ancora Busco. Lapovic. Il tiro di Lapovic, c'è il fallo. No, c'è un fallo in attacco, di Yeyap. Secondo fallo per lui come blocco irregolare. 4 minuti al termine di questo tutto. Dall'altra parte arriva il fallo di Busco, e il secondo di Giorgio Busco. Saranno due tiri per Lo Iacono. Si è fermato troppa palla Lambovic nell'ultimo attacco, poi la difesa ha rubato palla. 3-0-6 da giocare. Una sfida che e 57. Quindicesimo punto per lui, mette anche il sedicesimo, 5-3, 5-7. Lapovic. Saranno due tiri per
fatto Valle, Valle in questa delle, dalla lunetta ieri ha speso il fallo, anche se si è, in difesa per la Ritana ha rischiato il 2-1. Ex dirigente, il terzo fallo di Tartaglia probabilmente uscirà. Ottavo punto per Valle e adesso sarà quota 9, 55-59. Dentro Puig, si accomoda in panchina Tartaglia. Fusco perde palla con Valle, il tiro e il canestro di Valle, 57-59, undicesimo punto per Valle, distrazione di Fusco, lay up, lo scambio con Fusco e c'è il fallo di Valle, terzo fallo anche per Luca Valle. Quota 17 Busco. Lo Iacono, poi basta. Ancora lo Iacono. Palla sotto e il canestro di Prior. 59-61. Ottimo attacco di Prior. Lontano da canestro, bel taglio orizzontale. Dall'altra parte Busco. Serve Lapovic. Palla per Yayap nell'angolo per Vujic, non c'è la tripla di Vujic sulla sirena, basta, poi Vitosis, l'errore di Vitosis, poi il pallone nelle mani di Busco. Valle, siamo nell'ultimo minuto di questo primo terzo quarto, lo Iacono, ancora Valle, poi Vitosis, scusate, Busco va a prendere il rimbalzo. Sarà l'ultimo di no. Busco e il canestro di tabella, 59-64, punto numero 20 per Giorgio Busco. Il calcio di Vasta che consegna palla all'Abovic che va a realizzare, davvero senza senso da parte del tizio, ci permettiamo. E chiude con un più 7 la Basket School Messina con questo canestro in contropiede di Lapovic. Dunque 6-6 Basket School Messina, 59. Us Catania. Thank you.
punti di Labovic. Intanto che ricostruisce il tabellino, ci viene a trovare un carissimo amico come Roberto Quartarone. Ciao Roberto. Un attimo la parola. No, sono arrivato. Già le due in questo momento, adesso sono arrivato, mi hanno detto ci sono questa rimonta della Basket School. Vedremo l'ultimo quarto, quindi è scoppiettante. Buon divertimento! Grazie. Davvero un parziale importante della Basket School in questo terzo quarto, 25 a 15. Davvero il plus merita assoluto, aspetta in considerazione, farà di tutto per risalire la città. Rientrano Prior, Vitosis, lo Iacono, basta, sentiamo il punto giocatore. Tabellini alla mezz'ora, 6 punti di Labovic, 20 28 di Dio, 8 di Tartaglia, 2 di Punto, 2 di Sidoti, 20 di Busco, dall'altra parte 16 di Loiacono, 8 di Vassa, 2 di Cuccia, 3 di Corselli, 16 di Prior, 11 di Valle e 3 di Vitosis. Ultimo quarto, qui al Palacus, Busco per la Basket School Messina, la palla per Labovic, fa saltare l'avversario, il tiro e il canestro di Labovic. 59-68, ottavo punto di Labovic. Prior, Loiacono prova la tripla, non va, il rimbalzo di Prior e poi Vitosis, il tiro, ancora un errore dalla linea dei tre punti Catania. Si abbassano le medie dalla distanza, Puic che poi stava per rovinare tutto, ripensa Labovic a riconquistare il pallone, Busco 4 secondi e c'è il fallo di Busco, terzo fallo di Giorgio Busco. Sidoti che serve Giorgio Busco. Busco davvero non sa che stanco potarsi, non ha capito questa scelta. Labovic palla sotto per Yeyap, cerca di farsi spazio e trova il canestro da sotto. Luis Michel Yeyap, 60. Primo vantaggio in doppia cifra della serata. 59-70. I primi punti di Yeyap in questo match. Calpesta la linea laterale, dunque la palla viene recuperata dalla Basket School Messina, 8 e 13 da giocare e arriva il time out di coach Gaetano Russo. Si sono abbassate notevolmente le percentuali da 3 dall'arco della formazione del CUS Catania e praticamente la differenza adesso si nota. Siamo passati a 44 punti in due quarti, a 15 in 11 minuti, insomma, ancora prematuro parlare, però sicuramente una flessione c'è. Sì, anche perché anche il dispendio da parte dei giocatori del CUS Catania c'è stato. È una squadra che abbiamo visto più volte in queste settimane, che gioca un basket effervescente, pensante, molto dispendioso, forse non ricordo me che è il roster Malumi.
Messina. Si è accomodato in campo, in panca Sidoti, Elia Sidoti, Dio, Vujic. E c'è il fallo su Vujic. È di Valle. È di Valle. Quarto fallo di Luca Valle. Si scivolava, il giocatore dice che scivolava. Fondo per giocare da Leonardo Di Dio, serve Busco, Labovic, Busco, l'errore, ma c'è il rimbalzo lungo di Dio e poi Labovic che mette la tripla, 59 a 73, Labovic, punto numero 11. Catania in avanti, basta, palla per Vitosis, Valle, basta, la tripla non va, ancora un rimbalzo di Loiacono. Bravo Loiacono a leggere. Loiacono che era nei sogni della Basket School Messina, a dirti la verità. Si libera bene, però non trova il tiro. Vitosis, Prior, si libera di Eyap e va ad appoggiare a canestro. 61 a 73. Buona la risposta del giocatore spagnolo, cerca di re. Punto numero 18 per Prior. Busco. Sidoti richiama Vujic in panchina e rimanda in campo Tartaglia. Sei e 33 da giocare, più 12 Basket School Messina, qui al Pala Arcidiacono. Ma c'è il fallo di Leo Di Dio, secondo fallo di Leonardo, saranno due tiri per Orselli. Lorenzo Corselli, 5 punti di media, realizza 6-2, 7-3. Nell'angolo per Busco, si accentra, poi serve Di Dio, il tiro, non c'è il canestro ma c'è il tap out da parte di Yeyap, ottimo, a rimbalzo Yeyap, Di Dio, il tiro è corto, il rimbalzo è di Corselli. Il terzo fallo di Busco. Sì, quarto fallo di Busco. È proprio così, quarto fallo di Busco. Saranno tre tiri per Loiacono.
totale di 16 punti finora. Realizza il secondo dei 4-7-3. Sarà quota 17. 2 su 3. 6-5-7-3. 18° punto per lui. Busco, Tartaglia, la palla dentro per Bulgo, ancora Tartaglia, perde palla, si lotta e poi c'è la contesa. No, è fallo, invece. Fallo di Tartaglia. Quarto fallo di Tartaglia. Secondo giocatore con 4 falli per Messina. Messina è già in bonus, tra l'altro. Impositoti ha le sue rimostranze nei confronti dell'arbitro. Falle ancora Prior. Il tiro, non c'è il canestro, il rimbalzo di Tartaglia. Tartaglia, Labovic, Busco, si butta dentro Busco, serve Tartaglia che si prende il rimbalzo e poi va a segno, 6-5-7-5, decimo punto per Tartaglia, voleva il pallo Pippo Sidoti su Tartaglia. Difensiva di Busco che va a conquistare questo nuovo possesso. La sponda vale per Ponselli che però ha tagliato dentro. Labovic, di Dio, meno di 4 minuti al termine. Labovic, 5 secondi, la palla nell'angolo per Tartaglia, la tripla di Tartaglia, 65-78. Punto numero 13 per Mario Tartaglia. Massimo vantaggio per la Basket School Messina. Labovic va a riconquistare questo possesso. Buldo consegna la palla a Leo Di Dio. 3:25 da giocare. Più 13 Basket School. Leonardo Di Dio. Labovic. Poi Tartaglia. Ancora Leo Di Dio. 6 secondi. Fa saltare l'avversario, il tiro, non c'è il canestro, infrazione di 24. Però sicuramente se non segni comunque 0-24 secondi in questa fase, sicuramente. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. 3-0-3 da giocare. Grande sfida, gran merito anche a questa formazione giovanizia, poi c'è. Si lamenta. Un time out, ovviamente sfrutta con Cesidoti un time out con... Non abbiamo capito bene cosa sia successo. Forse sui secondi. Si riparte. Questo pallone e allora è Giorgio Busco per la Basket School Messina, 2:45 da giocare, si fa vedere, riceve Leonardo Di Dio, su di lui c'è Basta,
e c'è il fallo. Si è aggrappato a Bulgo. Fischiato a Basta. Terzo fallo anche per Basta. Secondo di squadra per il CUS Catania. La rimessa in gioco di Busco per Tartaglia, lo scambio fra i due. Palla sotto per Bulgo. Di Dio. Poi il tocco di Basta, sarà ancora palla per la Basket School Messina, scivolato di Dio. Si è avuto poca aderenza, si è visto in questo cambio di direzione. Restano 7 secondi, 2.30 da giocare. Secondi. Busco. Cambio con Tartaglia, il tiro di Busco, non arriva il canestro, il rimbalzo di Prior, la palla troppo lunga per Basta, anzi per Valle, scusate. Aveva letto bene Busco, quindi ha cambiato la direzione del pallone, però è diventata qualcosa di improponibile per Basta. Ha trovato un passaggio più arcuato. Su di lui c'è Basta, il palleggio di Leonardo. La palla dietro la schiena, poi sotto le gambe, sotto per Bulgo, l'errore di Bulgo, Corselli, lo Iacono, poi nell'angolo per Basta che mette la tripla, 68-78, Basta, punto numero 11, torna a segnare dall'arco il CUS Catania. 1.45 da giocare, Busco, ancora una palla persa per la Basket School Messina, palle e poi lo Iacono, il tiro è lungo questa volta, il pallone è presa di Leo Di Dio, poi ci pensa Tartaglia a recuperare questo pallone, scivola Di Dio, la palla finisce fuori. Busco e Di Dio non segna la palla praticamente. E arriva il time out. 1.26 da giocare. Basket School Messina. Ottantasei secondi al termine. Quale Pippo Sidoti deve gestire questo vantaggio con un CUS Catania che non molla assolutamente. Questo ultimo quarto. Tartaglia, Busco e Valle, nonostante quattro falli, parziale di 9-10. Beh, il break è stato il cavallo del terzo quarto. Sì. Palla per Prior, poi il pallone sbatte su Bulgo e finisce fuori. Sono passati 3 secondi. E poi palle, il tiro è troppo corto, ancora un po' di confusione, poi è Tartaglia a mettere fuori questo pallone, Di Dio a gestirlo. Busco tomba, uno sciatore fra le cinque maglie, davvero, adesso
Busco, serve Tartaglia, si butta dentro e va a schiacciare. Che canestro di Tartaglia, l'esultanza di Pippo Sidoti, e questi sono canestri della serie superiore. Mamma mia, Mario Tartaglia, 68-80. So già quale sarà la mia missione tra pochi secondi. 15esimo punto per Tartaglia. Quinto fallo, proprio probabilmente. E c'è il quinto fallo di Tartaglia. Spettacolo prima. Entra Vujic. Abbiamo visto che si è riscaldato molto l'ex Agrigento sulla tripla segnata, perché lui davvero è l'inizio stagione che è un po' con la tripla ha un conto in sospeso e poi... 44 secondi al termine, in lunetta c'è lo Iacono. A 80, 19esimo punto per lo Iacono, fa 2 su 2, arriva a quota 20, 70-80. Busco, la palla per Vujic e poi Labovic, e c'è il fallo su Labovic, lo commette Valle, anzi lo commette lo Iacono, è il quarto fallo di lo Iacono. Terzo fallo di squadra per il CUS Catania, non si andrà a tirare, meno di 32 secondi al termine. Erano queste le giocate che ci si aspettava da Mario Tartaglia ed è arrivata alla quinta giornata, quinto fallo per lo Iacono. Quarto fallo di squadra. Lucano comunque sta prendendo consapevolezza, non è sempre una nuova categoria, durissimo, però un successo anche come quello fatto con Piazza Armerina davvero ti dà grande convinzione. Poi inutile dire, tra 4 giorni ci sarà anche la capolista, la capolista. Intanto chiudiamo questa gara, c'è l'altro fallo del numero 3 Arcidiacono. Però per capire, per andrà capire, in lunetta Labovic. Lo sa del campionato. Sì, sicuramente è un campionato. Cioè dopo stasera dicetemelo Carmelo, se queste vengono etichettate magari come partite semplici. Infatti. Tutto per far capire il valore di questa punta regionale. Nono punto per Labovic, anzi 12esimo punto per Labovic. Si messina 2 su 2, 70-82, sale a quota 13 Labovic. Vujic va al segno, si prende anche il fallo di Vujic. Prio Ruiz, 72-82. Può portare in singola cifra di svantaggio. Primo fallo per Vujic. Diciottesimo punto per Prio Ruiz, che ha la possibilità di andare a quota 19 e di portare sotto la doppia cifra di svantaggio la sua squadra. Sbaglia invece, è il rimbalzo di Labovic e adesso la partita dovrebbe finire qui con Leo Di Dio che tiene palla, gli viene commesso fallo.